bambini. Oggi vi propongo un gioco molto buffo, ma anche molto semplice da realizzare, perché il materiale lo troverete sicuramente nelle vostre case. Ci serviranno un collant, delle palline, io ne ho trovate tre da tennis, però una l'ho realizzata con una mela, quindi potete utilizzare qualsiasi frutto che abbia una forma sferica, non so, le arance, mandarine, mele, e poi dei bicchieri che servono proprio per appoggiare queste palline. Vediamo un po' come si gioca. Infiliamo la pallina più pesante, che nel mio caso è la mela, lungo una gamba del collo. Sistemiamo a terra i bicchieri e sopra appoggeremo le palline che abbiamo scelto. Questo chiaramente dipende dal numero di palline che avete a disposizione. Io ne ho tre e quindi prendo tre bicchieri. E li togliamo. Non troppo vicini. E appoggiamo sopra le palline cercando di non farle cadere. Adesso arriva la parte buffa del gioco. Prendiamo nuovamente il collant, la gamba libera la infiliamo all'interno e poi ce la mettiamo in testa. Ok. Così. Ok, adesso siamo pronti per giocare. Qual è lo scopo del gioco? Quello di far cadere tutte le palline con questa pallina dentro il collant. Allora, per far questo non dobbiamo utilizzare le mani e non dobbiamo toccare i bicchieri. Andiamo. Si è mosso il bicchiere. Come avete visto, il gioco è molto semplice, anche molto divertente. Chiaramente io ho scelto soltanto tre bicchieri perché avevo tre palline, però poi potreste aumentare la difficoltà del gioco aumentando il numero di bicchieri e di palline. Potreste anche sfidarvi con i vostri amici o con i vostri familiari dando un tempo. Quindi divertitevi e mi raccomando, mandate i vostri video. Ciao!